Ciao ragazze, allora oggi video diversissimo perché come vedete sono completamente struccata e per la prima volta appunto voglio fare un video completamente struccata perché ci ho pensato oggi e mi ero resa conto che sì, mi avevate visto senza trucco, ma non avevo mai visto, cioè non avevo mai fatto un video interamente struccata dall'inizio alla fine e quindi direi che dopo 3 anni e mezzo è arrivata l'ora perché voglio fare questo video breve e non collegato al trucco, alla moda come il mio solito. In realtà oggi volevo fare un video su un'acconciatura per capelli, che magari sarà il prossimo che farò. È un'acconciatura molto carina, quindi vi do una piccola anticipazione, un'acconciatura molto carina che si può fare anche sui capelli abbastanza corti. Comunque, ho pensato. Perché non fare un video completamente struccata nel quale chiacchiero semplicemente con voi? Perché mi è capitato negli ultimi giorni che mi siano arrivati dei commenti, dei messaggi privati su YouTube di ragazze che mi chiedevano se esco mai struccata e poi mi ha colpito molto perché un paio di ragazze mi hanno scritto che si vergognano di uscire senza trucco e quindi mi chiedevano appunto se lo faccio mai e non lo so, questa cosa mi ha fatto venire in mente questa idea, ho pensato di che sarebbe stato carino fare un video così per trasmettere anche il messaggio, non che io sia insomma questa grande portatrice di verità assolute, però volevo fare questo video struccata per far passare anche il messaggio che sì, va benissimo essere anche struccati, no, non me ne vergogno per niente e non dovreste farlo nemmeno voi. Se avete dei brufoli, chi se ne frega, i brufoli ce li hanno tutti, nel senso non conosco una persona che non abbia mai avuto un brufolo, magari appunto voi ce l'avete oggi, non lo so, la vostra amica ce l'avrà tra 3 giorni, ma alla fin fine abbiamo tutti gli stessi punti neri, tutti gli stessi brufoli, chi più chi meno, ma ce ne sarà sempre qualcuno che ne avrà di più, ce ne sarà sempre qualcuno che ne avrà di meno. E quindi volevo anche rispondere appunto alle domande che mi fate quando mi dite se esco mai senza trucco. Naturalmente sì, certo, ci sono giorni, anzi tento sempre di farlo magari nel weekend, tipo la domenica. Cerco sempre, se non devo filmare, cerco sempre di stare senza trucco anche per far riposare un attimino la pelle, per farla respirare, perché comunque poverina ci metto sempre su tantissimo trucco, poi a volte magari filmo, poi devo creare un video per la Laila e quindi vado e mi ritrucco e quindi anche la mia pelle ha bisogno di respirare e non solo la mia, anche se vi truccate magari un po' meno di me, anche la vostra pelle ha bisogno di respirare, quindi se vi truccate veramente ogni giorno, base, fondotinta, cipria, eccetera, è meglio almeno una volta per settimana farla riposare e se non volete farlo per farla respirare, fatelo comunque per acquisire un po' di confidenza, un po' di perché non lo so, è strano da dire e può suonare anche male, ma quando si è talmente abituati a truccarsi, eccetera, diventa quasi una routine, quindi lo si fa in automatico. Anch'io ormai correttore, fondotinta, cipria, lo faccio in automatico, però è bello qualche volta anche ricordarsi com'è la nostra pelle e il nostro viso, i nostri occhi senza trucco e abituarsi anche a stare senza trucco, perché all'inizio ci si abitua a stare, insomma, con il trucco e poi è un attimino, secondo me, insomma, necessario anche abituarsi a stare senza e quindi insomma sì, voi nei video mi vedete sempre truccata e chiaramente sì, mi trucco sempre, però capita che se devo uscire o appunto se capita una giornata che non voglio truccarmi, vado al supermercato, esco, vado anche in centro, a me non me ne frega niente, vado anche senza trucco appunto perché non sono l'unica. Se ho un brufolazzo pazzesco, certo che non mi fa piacere perché dico cavolo, mamma mia, un vulcano in faccia, però non mi fa piacere, però non me ne vergogno assolutamente perché appunto tutti ce li hanno i brufoli e quindi oppure tutte le venuzze, tutte quelle cose lì, non me ne frega sinceramente. Ci sono giorni assolutamente sì che esco senza trucco e credo appunto che se vi truccate proprio ogni giorno perché vi vergognate, credo che dobbiate anche voi, magari una volta ogni tanto, provare a uscire senza trucco perché non avete assolutamente nulla, credetemi, da vergognarvi, insomma. Specialmente se siete giovanissime, io vi consiglio di non esagerare mai con il trucco, magari create una base molto 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 leggera, anche per far respirare la pelle e per non abituarvi già da subito ad avere il mascherone in faccia, perché alla fine, secondo me, il trucco aiuta a diventare, ad essere più, magari sicure di noi stesse, però
nel contempo ti togli anche la sicurezza di stare magari bene con te stessa senza trucco, e questa è la paura che ho quando leggo i commenti che mi mandate, i messaggi così, oppure una ragazza mi ha scritto che andando a scuola struccata, siccome ha l'acne, tanti la prendono in giro, eccetera. Anche qui lo so che non è una cosa carina, io non ho mai avuto acne, quella vera, ma ho avuto comunque dei problemi anch'io, delle cicatrici qui, e quindi so cosa vuol dire, però credetemi, non siete le uniche sulla faccia della terra ad avercela, e non fatevi problemi se non avete tempo, non avete voglia di truccarvi, volete semplicemente far respirare la pelle, o perché proprio non vi va, o anche se vi va, ma non lo so, magari quel giorno non vi sentite perché dite no, cavolo, questa è la mia pelle, quindi oggi esco così, fatelo, perché assolutamente la vostra pelle, voi siete perfette così come siete, e alla fine è vero, siamo tutti perfetti, nel senso che siamo tutti unici, quindi anche se, non lo so, avete un neo che non vi piace, o non lo so, le venuzze attorno al naso come le mie, io le detesto, che si vedono tantissimo, adesso non sono in videocamera, però si vedono tantissimo, credetemi, sono tutte cose che sì, magari dici cavolo, no? Però alla fine fanno parte di voi, e quindi bisogna accettarla alla fine. Io da vecchietta vi do i consigli, bisogna accettarla alla fine, vero? E insomma, fatevi coraggio, non dovete vergognarvi assolutamente. E se volete sapere se io esco mai senza trucco, sì, assolutamente sì. Magari nei tutorial o nei video mi preparo, mi trucco, eccetera, prima di filmare, però poi alla fine anch'io sono come voi, naturalmente mi ritrovo i brufolazzi, magari quel giorno non ho voglia di truccarmi, devo andare al supermercato, devo andare a trovare un'amica, e ci vado anche così, e chi se ne frega. Quindi questo era semplicemente il messaggio che volevo mandare oggi in questo video, ragazze, sperando insomma che possa aiutare, che possa rispondere alle domande che ho ricevuto in questo periodo, ma è stata una fatalità che abbia ricevuto diversi commenti del genere, quindi insomma mi sono sentita di fare questo video per trasmettere questo messaggio, tra virgolette, che speriamo che sia arrivato, e non vi siate fermate a vedere la mia faccia piena di imperfezioni, anche se oggi non ho tantissimi brufoli, a parte uno qua che se ne sta andando, perché tempo fa, perché stavo usando dei prodotti abbastanza aggressivi per la mia pelle, poi ve ne parlerò nel video dei prodotti no, comunque adesso si sta ristabilendo, diciamo, un pochino, anche se soliti rossori non se ne andranno mai, e niente, questo era tutto per oggi, ragazze. Io vi mando un bacione grandissimo, appunto, mi raccomando, siate fiere di voi stesse anche senza trucco, e niente, ci vediamo la prossima volta, ciao. E poi con questa spazzolina vado delicatamente a massaggiare la pelle, mi raccomando, delicatamente, perché appunto la pelle del viso è molto sottile rispetto a quella del corpo, e quindi dovete andarci delicate. Questa era la spazzolina che avevo acquistato tempo fa, e poi non ve ne avevo mai parlato.